ascoltate cosa c'è da dire. Ascoltate il nostro disco perché è molto dolce. E anche se non volete comprarlo, masterizzato. Racconta un viaggio immaginario dentro l'anima, in luoghi poco precisi, dell'est, dell'ovest, non si sa, è una sorta di sogno, un sogno magico. Ma è stato come se ci fosse aperta una porta dentro di me, dentro appunto lei dice dell'anima. Ci sono sicuramente delle idee estetiche che abbiamo. Lei parlava di musica etnica, ma io non so neanche cos'è la musica etnica. Lei forse parte da lì, io parto da un altro, si parla di jazz, io parto dalla musica improvvisata. È un mistero. Chiaramente anche quando suono io musica classica sento la necessità di fare delle variazioni su quello che sento. Da lì lei mi ha dato degli spunti che io sviluppo e poi chiaramente cerco anche, visto che la musica è sua, di entrare con garbo, cercando di rispettare appunto il compositore e anche il suo modo di cantare. Compongo, mi metto lì con il registratore e sto tutto il tempo a improvvisare. E poi ascolto e quando mi piace qualcosa lo tengo e lo scrivo meglio. Persona che quando inizia la musica succede qualcosa dentro, una magia nello spirito, e tu sei trasportato dallo spirito e sei il tramite di qualche cosa. Sento molto di più nel versante, non so lei, ma nel versante della musica contemporanea, quindi diciamo di nicchia. Non vado sicuramente a cercare il discorso commerciale. Se poi arriva in maniera naturale, allora io lo accetto, ma se devo cambiare veramente il mio modo di essere, di esistere, perché devo essere accattivante e devo piacere assolutamente a qualcuno, questo no, ribadisco il concetto, vado a pesca. Io amo ultimamente frequentare molto, a parte l'ambiente della scuola dove lavoro, ma anche appunto i giovani, perché i giovani sono una fonte inesauribile di idee e di energia.
Che mi arriva muove qualcosa, fa scattare qualcosa, da lì si cerca di creare sul momento quello che, diciamo, la musica ha bisogno, non lo so, è un mistero. Cioè, quando lo scoprirò veramente penso che lascerò la musica, mi darò la pesca. Può capitare anche di trovare persone mai viste e di stare subito bene. Però se due persone si vogliono bene, è ancora meglio.